siamo partiti col Pufo Burlone direzione Calabria. Ci metteremo un paio di giorni per raggiungere la Calabria col Pufo Burlone, quindi faremo tappa prima ad Arezzo, forse poi a Battipaglia, ma lo vedremo strada facendo. La partenza è stata un po' più impegnativa del previsto, perché 7:30 noi eravamo già pronti, camper carico, tutto carico, l'unica cosa che non era carica era la batteria, che era in carica sì, ma si è inciuccata, quindi abbiamo dovuto aspettare che aprisse il Carrefour, cambiato la batteria al volo e siamo ripartiti. Game on ragazzi, buone vacanze! Non so quanti chilometri avremo fatto, ma siamo alla prima sosta autogrill per caffè e bibì. A dopo. Segnatevi il 2 agosto 2024 sul calendario, perché ve lo dico io, sono le 2:27, siamo quasi a 50 km poco meno da Firenze e la Simo fino a questo momento non ha detto niente del fatto che avesse fame. Di solito mezzogiorno e 01 lei vuole già mangiare, guarda, invece cosa sto facendo. Guardate, ci siamo fermati adesso perché volevamo portarci via il traffico di Bologna e andare oltre. Siamo fermati adesso, però siamo preparati perché abbiamo l'insalata di riso. È pronta? Hai fame? Sì. Si mangia? Sì. Spengo tutto? Sì. Basta, buon appetito, a dopo. Ed ovviamente, anche e nonostante la partenza intelligente anticipata di un giorno che ci ha permesso di non beccare traffico fino a Firenze incidente e coda, e il navigatore segna più 24 minuti e mancano solo 69 km, saremmo arrivati, a quest'ora saremmo già arrivati, in bicicletta saresti già arrivato. Nonostante tutta quella coda, siamo arrivati ad Arezzo. Abbiamo parcheggiato il Pufo, parcheggio abbastanza all'ombra anche se ci sono 8000 gradi e siamo a poco più di 1,5 km dal centro. Lei già mi guardava storta e gli ho detto: o tiriamo giù le bici, la facciamo in bici, o ti fai 1,5 km a piedi, perché il camper ormai resta qua. Io ho guidato 500 km e per oggi basta. Andiamo a berci una birra perché ce la meritiamo. Va bene? Game on ragazzi, a dopo. Many tic tacs later. Ci siamo andati una rinfrescata perché ci sono 36 gradi e nonostante stiamo camminando all'interno del parco fa ancora caldissimo, sono le 18, andiamo in centro, le bici non me le fate scaricare, poi quando siamo arrivati qua mi ha detto però si poteva venire anche in bicicletta. Mannaggia, mannaggia. Va bene, si cammina 1,5 km, siamo in centro, aperitivino e poi si cena sul camper stasera. Siamo un po' al risparmio perché in Calabria poi ne spenderemo di soldi. Siamo poveri. Per farci un aperitivo, birretta Giappino, Lambrusco Rosé per la Simo, che ovviamente sta fumando, ma basta. Avremmo voluto fare una bella foto di questa piazza grande di Arezzo, ma è pieno di banchetti. Forse c'era il mercatino dell'antiquariato, perché c'è ancora qualche banchetto, andiamo a vedere. Thank you.
Continua a fare caldissimo, siamo tornati in camper, ceniamo con un po' di avanzi, un po' di olive, un po' di ratatouille fatta dal Giappino e questa triste insalata di riso avanzata oggi. Abbiamo preso del pane che però sembra di marmo. Basta, mangiamo, vi salutiamo qui, andiamo a dormire e buonanotte. Domani ci spostiamo a Battipaglia a mangiare mozzarella.